Innanzitutto sta per scadere il mandato, quindi un bilancio? Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità anche di esprimere le tante cose fatte che sono soprattutto legate a opere pubbliche, da Villa San Remigio, la ciclabile che è in corso, l'apertura del teatro, una manutenzione molto fitta nei vari quartieri legata anche agli impianti sportivi, la pista atletica, per i giovani lo skate park che è stato inaugurato un anno e mezzo fa. Molteplici iniziative che danno il senso di un fermento. Molte delle opere sono in corso, quindi la prossima amministrazione si ritroverà un'eredità tutta positiva. Penso alla stazione, si è concluso il primo lotto e adesso dovrà iniziare con il parcheggio, così come la ciclabile che arriverà fino a Suna e il cantiere a Villa Simonetta che partirà la prossima settimana e durerà per un anno. Abbiamo anche lievemente abbassato le tasse, in un periodo comunque di crisi economica, e dato un senso con tante manifestazioni dalle frecce tricolore al Giro d'Italia che la città ripartiva dopo quell'esperienza shock del commissariamento e quindi le dimissioni del sindaco. Ci sono tutti i presupposti per aprire una campagna dove si parla di cose concrete fatte, anche di quelle che non siamo riusciti a realizzare ma che tenteremo con la prossima amministrazione. Il tutto nel senso di un governo della città sobria, perché anche i costi della politica con questa amministrazione si sono ridotti, al servizio della cittadinanza. A livello pratico, per noi giovani, ci sono già delle nuove proposte? Io credo che le proposte migliori dei giovani arrivino dai giovani stessi. Pertanto dall'apertura del metro cubo in via La Marmora fino ad arrivare a iniziative legate al cantiere Woodstock abbiamo dato il senso di ascoltare le proposte che arrivano, soprattutto anche legate a iniziative serali che penso in piazza San Rocco piuttosto che in via De Bonus che causano anche degli studi alla rete pubblica. Si tratta anche di fare una scelta, noi siamo andati nella direzione di dire sì a quanti proponevano comunque eventi che facessero vivere la città e quindi anche il mondo giovanile. Visto che le proposte dei giovani arrivano dai giovani stessi, ci sono candidati giovani alle prossime elezioni? Con una certa difficoltà, perché in questi tempi anche l'amministrazione, non solo la politica, ma anche l'amministrazione fa fatica ad attrarre entusiasmi, comunque sia nella lista del PD che nelle due liste civiche vi è una presenza significativa di giovani e anche di donne. Oggi, come possiamo notare anche dai cartelloni dietro, parliamo di un tema particolare, ovvero la famiglia. Qual è la sua concezione di famiglia? Esistono le famiglie, quindi la realtà sociale è profondamente mutata in questi anni. Siamo naturalmente favorevoli alla libera scelta individuale delle persone, legate alle relazioni di affetto e di anche rispetto tra le persone che compongono il nucleo familiare. Già il Consiglio Comunale a Verbania nel 2015 aveva approvato il regolamento sulle unioni civili prima che diventasse legge, questo a significare l'attenzione che viene data a questa importante realtà sociale. Recentemente è stata proposta una revisione per quanto riguarda la legge sull'aborto, lei come ne pensa in proposito? I ritorni al passato, in quel caso lì il passato molto oscuro che prevedeva anche il ricorso all'aborto illegale con quindi poi anche delle conseguenze negative per le donne, sono non solo superate dai tempi, ma proprio di tutto. Noi ringraziamo il sindaco e qui termina questa intervista sulla Realpolitik verbanese, grazie mille. Grazie a te, ciao.